Buonasera Dallello il Rosso che ci mette la faccia come al solito. Buonasera, buonasera carissimi amici di Barletta Vest. Io ho visto una scena raccapricciante, cioè proprio è da vergogna. Un candidato che ora per ora non dico né nome né cognome né in che lista sta, ma mi ha visto, io ho detto che ti faccio un bel video, te lo dedico. Però se hai faccia, se hai cuore, almeno il coraggio di chiedere scusa alla categoria dei disabili, perché io rispetto la categoria dei disabili, ha parcheggiato sulla rampa dei disabili, cari amici, ha parcheggiato sulla rampa dei disabili e io gli ho detto queste parole. Bellissimo esempio stai a dare, io ti voto, cioè veramente, allora di che cosa stiamo parlando, e non faccio il nome perché tu lo sai, perché mi hai visto e te l'ho detto che sono da Barletta Vest. Allora se hai coraggio chiedi scusa ai disabili, perché c'è solo da vergognarsi, punto, e giuro su mia figlia che non dirò a nessuno il nome tuo, perché ti ha visto solo una coppia con la moto che si è messa a ridere, ok? Vi faccio vedere il mitico Eraclio, il nostro papà, che c'ha scena, zecca batte da pelle e croce, c'ha scena, good, zecca da... a pelle e a croce, va bene carissimi amici, scusate ma lo dovevo fare perché io non ho peli sulla lingua e soprattutto metto la faccia. Lello il Rosso mette la faccia sempre, non tu fai stage da là, tu fai stage da Lello, ok caro candidato, vergognati e a vest. Ciao. Anzi, signori, condividete questo video, fatelo vedere, che chissà chiederà scusa.